piacere di incontrare Enrico Marchetto. Ciao Enrico e benvenuto. Ciao a tutti. Enrico, ci racconti la ricerca che presentate venerdì su tutti i blog italiani e di cui hai parlato in breve anche oggi all'EBA Forum. Sì, il tempo era poco stamattina, ma credo di aver sintetizzato abbastanza bene questa ricerca. È nata qualche mese fa, attorno a novembre, tentando di coinvolgere in una modalità nuova di ricerca sociale il mondo dei blog. Questa ricerca è stata curata da me, nell'Università di Trieste, Splinder, SVG e Punto Informatico. Abbiamo tentato una modalità nuova, un approccio cooperativo alla ricerca. Ci siamo presentati al mondo dei blog, dei lettori di blog, chiedendo loro che cosa avrebbero voluto gli fosse chiesto. Semplicemente abbiamo chiesto una domanda: che cosa volete che vi chiediamo? Quindi la prima fase dove il sistema indaga se stesso. Abbiamo avuto un'ottima risposta e abbiamo selezionato alcune domande proposte appunto dai blog e le abbiamo inserite in questo questionario di 90 domande, che ha raggiunto un campione veramente enorme di 5.000 persone. Ed è appunto la prima vera ricerca italiana, la prima inchiesta sociale italiana che coinvolge per dimensioni di domande, per dimensioni di campione, l'intera blogosfera, se così possiamo chiamarla. Come ti sembra, dai risultati che hai di questa ricerca, lo stato della blogosfera italiana? Ma io continuo a pensare che il tessuto sia talmente tanto atomizzato e proprio particellare che sia difficile comunque darne un ritratto. Sono emersi dei dati molto, molto interessanti. Uno dei dati forse più saliente è l'agenda setting, per esempio la questione di fiducia. Le due parole chiave che ruotano attorno al blog sono credibilità da una parte e fiducia dall'altra. Per esempio, a un blog, l'abbiamo visto quando abbiamo questionato sul mondo dei consumi e dell'orientamento d'acquisto online, che un blog tendenzialmente, se si è costruito una credibilità, gode per il nostro campione di una fiducia pari all'80% del nostro campione, quando in realtà per esempio i media tradizionali come la televisione gode di una fiducia pari al 40%, cioè esattamente la metà. Personal medium appunto si fonda su credibilità e fiducia. Però la nota ambigua è questa, che il media tradizionale domina molto spesso il palinsesto e l'agenda setting del blog, e c'è questa tipologia di contraddizione, cioè il blog diventa arena di dibattito del medium tradizionale. Queste sono alcune contraddizioni. Un'altra contraddizione è l'aspetto per esempio della politica. Nella politica abbiamo notato come il blog abbia ben chiara l'area politica di riferimento, sinistra e centrosinistra per la maggior parte del campione. Però quando andiamo a chiedere che tipo di fiducia nutre nelle varie istituzioni o figure istituzionali come il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, la fiducia è bassissima. Parliamo di oltre l'80% di sfiducia e non rappresentatività della politica rispetto al blog. Sono dati abbastanza interessanti. Ripeto, chiara l'area di appartenenza, pari a zero la rappresentatività della politica attuale, mentre sono forse più rappresentativi quei politici che utilizzano le conversazioni dal basso, che utilizzano il blog come area di dibattito politico. Grazie.